poi là c'è un treno se dovete comprare. Quando presentiamo il nostro secondo disco con un concerto al Circo degli Artisti di Roma, un sabato sera del 2008, ne esce un tutto esaurito di dimensioni, traiano. La mia autostima, di solito pasciuta quanto il resto, ne gode di ulteriore e non strettamente necessario beneficio. Rientro in treno a Reggio Emilia in modalità solitaria il lunedì mattina successivo. All'alba delle 8.25 costeggio il mio Eurostar e come sempre non porto gli occhiali. Sono solo leggermente miope, per cui se non devo guidare, prendere sberle o fare cose impegnative preferisco stare senza. In fondo al treno che risalgo all'esterno trascinando la valigia e con un po' di tristezza per il ritorno al lavoro e alla vita normale rispetto alle gratificazioni riservate dal fine settimana, c'è una ragazza che fuma prima di salire. Mancano ancora 5 minuti all'orario di partenza. Mentre mi avvicino mi accorgo che quella ragazza, che ancora non vedo bene, è abbastanza alta e sta sostando all'ingresso della mia carrozza. Arrivato pochi metri da lei, realizzo ciò che ancora non ho potuto scorgere. È veramente bellissima. Slacciata, graziata, elegante, sobriamente eccentrica. Il mio genere, insomma. Il genere di chiunque, in realtà. Cerco di mantenere il mio solito basso profilo e di non farle vedere che la sto osservando. Lei mi guarda e si illumina. Max, Max, tu sei Max Daly. Io sorrido e penso che anche questo lunedì non sarà l'ultimo lunedì del mondo se una stragnocca mi riconosce al treno, mentre già un po' meno mestamente torno a casa. Lei incalza. Oh, ero al circolo sabato, gran concerto, davvero fantastici. Io mi schermisco un poco mentre il mio ego si fortifica con esercitazioni interplanetarie. E visto che siamo nello stesso vagone, la invito a bere un caffè alla carrozza ristorante, che non ho nemmeno fatto colazione. La fanciulla è un fiume in piena e il suo entusiasmo è contagioso. Mi parla come se fossi una vera star, conosce benissimo il mio gruppo e ne è una cultrice assai preparata. Con un sorriso ormai ebete continuo a guardarla impunito, mentre la sua lista di complimenti diventa grande quasi quanto la provincia di Rieti che abbiamo attraversato. E mi crogiolo in pensieri da uomo baciato dalla sorte. Da quando l'ho vista non faccio altro che rimuginare. Quanto sei bella, ragazza mia, ma che denti bellissimi hai, ma come parli bene, ma come sorridi, ma che occhi, ma che... lo so, non è elegante, ma mica avrà un radiofaro che mi sta scandagliando il cervello e potrò ben pensare a quel che mi pare. Non l'ho mica agganciato io questo quarto segreto di Fatima. Sta facendo tutto lei e sono innocente. Boom. Fatto sta che la ragazza brillante, colta e sorridente, nonostante siano solo le 9 di mattina del lunedì successivo alla festa della donna, induce mio malgrado a fare una cosa un po' nuova per me. La sto ascoltando. Di solito non avviene, sono un logorroico micidiale e di norma annichilisco in fretta ogni tipo di conversazione imponendo monologhi debordanti e rigorosamente autoriferiti. Ma oggi è mattina presto, lei libera lo spazio con la sua faccia furba e mi limito a prendere atto di quello che accade. Racconta che è di Treviso, che ha 22 anni, che studia a Roma e che si identifica tantissimo con le cose che scrive. Anche lei ha fatto un po' di movimento studentesco e pur essendoci tra noi 20 anni o quasi di differenza capisce bene i contenuti delle mie storie. Non fatico a crederlo. Questa ragazza dal volto perfetto e lo sguardo da sogno parla un italiano preciso e senza inflessioni, figlio di scuole alte e di un'intelligenza superiore alla media. Con argomenti frutto di una ben piantata consapevolezza di sé e del mondo. È una giovane donna divertente, espansiva, appassionata di tante cose. Ascoltarla è una gioia per le proprie orecchie e guardarla o riappacificarsi con le brutture dell'universo. La conversazione, mentre continua con piacere di questo fortunato lunedì mattina, verte su tanti argomenti, a cui lascio campo libero, limitandomi ad annuire o intervenire nei passaggi più interessanti, ma senza invadere più del giusto il suo spazio espositivo. Provo un'invidia fuori scala per la sua gioventù anche interiore, per questo entusiasmo esistenziale che la rende irresistibile. Ad un certo punto torniamo a parlare del concerto e salta fuori che anche il suo ragazzo ci conosce, grazie a lei ovviamente. Ecco, mi sembrava infatti come una creatura del genere potesse appunto non avere un ragazzo, sarebbe stato un gran mistero. Tutti i miei vanesi sogni dell'ora precedente
niente vengono ricondotti alla dura realtà. E ora sono ancora più contento di essere stato gentile e di essere rimasto al mio posto, di non avere fatto complimenti molesti, tirato fuori doppi sensi frivoli e altre sciocchezze del genere. Sono stato educato, attento e ho pure offerto il caffè. Perché io sono un gentiluomo, non una volgare rockstar dei poveri che appena può si butta su qualunque cosa che si muove, anche a costo di fare una pessima parte. Naturalmente è per questo motivo che dopo i concerti in albergo finisco sempre a dormire col fonico. Ma se io dormo col fonico è solo perché sono un signore, o almeno credo. Il fidanzato della Magnifica pare essere un musicista. Non ne sono sorpreso, ma l'informazione da prima è passata un po' inosservata in favore di una sadotta e completissima dissertazione sulla musica italiana indipendente contemporanea. Appena la conversazione perde un colpo, mi risovviene il dato, ed artista, almeno per lei, ormai affermato, accenna ad un generoso interesse verso il fortunello che si spupazza da qui presente. Dentro di me intanto visualizzo il legittimo come un peloso intellettualoide di questa fava, al terzo anno fuori corso a scienze politiche, o poverino a lettere moderne. Se ho ben capito, lo sta raggiungendo a Milano, dove andranno a fare non so che cosa. Mi confida che sabato al banchetto del concerto ha comprato il nostro nuovo disco per regalarglielo, che lui sicuramente ci apprezzerà molto, visto che anche il primo CD gli era piaciuto. Già, mi sta un po' più simpatico il legittimo. Ma insomma, vedo di avere stile fino in fondo e così chiedo informazioni più dettagliate sulla dimensione artistica del suddetto, che almeno su quella ritengo di poter competere senza particolari problemi. Lei glissa, io le dico che insomma abbiamo suonato così tanto in giro, abbiamo incrociato così tanti gruppi, che magari conosco anche quello dove suona il suo amato. Che ci vuoi fare? Io sono superiore a queste cose, ragazza mia. Mica sarò geloso adesso di un ragazzotto che strimpella da qualche parte in un gruppetto che nessuno conosce, e se magari, peloso com'è, lui penserà di essere il nuovo Demetra Banana. Continua la mia parte di finto interessato alla questione, ma lei non arriva mai al dunque. Oh, sto diventando curioso, voglio sapere dove suona questo coso qua. Voglio fare a 31 e godermi l'ennesima soddisfazione della giornata e non scoprire che lui là suona in un gruppo che nessuno ha mai sentito nominare e signorilmente offrirmi per dar una mano alla sua valorizzazione. No, non sono un cinico approfittatore delle tue grazie, non signore. Io sono un onesto frontman che dal lato della sua piccola notorietà può fare gesti di umana comprensione per il grido disperato di mille band, o almeno della sua, che così facciamo prima. Mademoiselle cede le mie insistenze, con umiltà racconta che in effetti il gruppo del suo ragazzo potrei anche conoscerlo. Come no, figurati se non lo conosco. Conosco gli Uncover di Cadalarte, gli Spiri Cuda di Sestri Ponente e perfino i Libera al Carme di Abbadia San Salvatore. Vuoi che non conosca questi qui? Beh, Max, il mio ragazzo non suona mica in un gruppo tipo questi. Il mio ragazzo suona le Marlene Kunz. Si chiama Cristiano Cuda. Percepisco distintamente il rumore di 90 kg di boria interiore andare in frantumi mentre tutto ritorna nella giusta prospettiva. Scendo dal treno oltremodo ridimensionato e con consumata indifferenza mi congedo dalla gigantesca figura di merda che ho sfiorato in più di ieri. Da allora, ogni volta che incontro una donna sconosciuta, di qualunque aspetto, età, religione, ordine e grado essa sia, ancora prima delle presentazioni non posso evitare di farmi sempre la stessa domanda. E se poi della nuova ragazza di lui là? Siccome l'ha fatto una casa editrice molto seria, come Mini Fax, questa cosa, l'editore ci ha invitato a presentare il libro, me, alcuni altri che cantano e suonano, che hanno scritto dei racconti, la curatrice dell'antologia, a Cremona, un festival della letteratura, una roba serissima, piazza strapiena di gente, inizio estate, una roba fantastica. Abbiamo presentato il libro in un'oretta, in
lungo programma, alle 7 di sera, una piazza piena di gente. Ora, siccome non so cantare, non so suonare, so fare un tubo, mi sono limitato nella mia ospitata a leggere il racconto davanti a tutta questa piazza piena di gente. La gente ha riso più o meno come mi ha fatto voi, ero tutto contento, e sempre senza occhiali, scendo dal palco alla fine di tutto, tutto contento, tutto tronfio, e in fondo alla scala c'è proprio un esperto. Mi avvicino, c'è un tipo alto, ma non aspetta. Mi avvicino, vabbè, vuole farmi i complimenti. Mi avvicino, lo metto a fuoco, come quello del racconto, lo metto a fuoco, e questo qua mi guarda malissimo, ed è Cristiano Guadagnino. Gli ho appena letto il racconto in faccia. Siccome sono un personaggio un po' pallido, l'imbarazzo regna sovrano, io mi avvicino, lui mi guarda sempre più male, io ho molta paura, come al solito, e non so cosa dire. E allora mi esce questa frase: oh, io mica ho fatto niente. Anche lui non regge più la parte, e scoppia a ridere anche lui più nella tavola, fa uno scherzo. Per cui, in tutto ciò, io ho visto una cosa che voi non avete mai visto.